Sì, ragazzi, The Boob Strikes Again! I crateri lunari sono fake. Si dice qua in questo video. Questa non è un'immagine nuova che ho trovato ieri, insomma, girano già da tempo. Mamma ogni mia. Tanto mi capita di vederla. Mi irrita anche la faccia, guarda. Insomma, dice qua che come mai i crateri della Luna sono perfettamente circolari. E non sono come questo qua in basso. Ecco, siccome chi segue questo qua non va a vedere le cose da sé, ma lascia ragionare lui, per lui, facciamo vedere il perché. Questo è un proiettile, i meteoriti che viaggiano a velocità come un proiettile. Quindi per vedere questa cosa tu non è che puoi lanciare una roccia nella sabbia e aspettarti una forma perfettamente circolare nella sabbia. La tua avrà una forma ellittica perché non ha velocità abbastanza, ma se tu spari un proiettile nella sabbia, addirittura poi qui fanno esperimenti anche senza aria, cioè in the vacuum, e proprio per simulare l'assenza di atmosfera, questo è quello che avviene. It comes from the right side heading towards the left. Non ci sono cazzi, tu puoi sparare. E qualsiasi tipo di insomma, ecco, quando si tratta di velocità alte, questo è quello che succede. Solo quando vedi forme tipo queste, solo quando praticamente l'angolo, infatti solo il 5% dei crateri della Luna sono non regolari come questi qua, okay? Per una questione proprio di angolo di impatto, ok? Vabbè, qui se volete c'è tutto un video dove vi spiega anche il perché, diciamo, solo il 5% dei crateri lunari, e qui vanno in dettaglio. Quindi ragazzi, The Boob Strikes Again, vi ha fregati un'altra volta. The Boob Strikes Again, ragazzi, viene da questo cartone animato. The Boob Strikes Again, cioè, stanno prendendo in giro il boob qua. Questo qua, questo è il nostro Greg, ragazzi, che ha colpito di nuovo con una nuova cazzata. Alla prossima cazzata.